Rivoluzione nel traffico in una parte della Marina, nuove vie pedonali e nei fatti in via del Collegio c'è il divieto per il transito delle auto nei fatti. Sì, perché c'è il cartello qua che c'è il divieto, inizia da giugno fino alla fine mi pare dell'estate per i turisti, per... E noi ogni venerdì facciamo questo, anche in inverno noi facciamo qua. Però adesso nei fatti c'è questo nuovo divieto per quanto riguarda le auto e dunque una situazione migliore per tutti quelli che vengono a pregare fuori il venerdì, i musulmani. No, perché noi facciamo anche in inverno fuori in strada, però adesso meglio perché più largo, la verità. Ma anche in inverno ringraziamo tutti quelli che abitano qui alla via del Collegio, che stanno aiutando molto, la verità, e ci spostano loro in macchina e ci danno l'aiuto per pregare la nostra ora, un'ora e mezza, 2 ore al massimo, tra pulire, mettere tappeti, preghiera e finiamo lì ogni venerdì. Lei cosa risponde, se vuole rispondere qualcosa, a chi muove comunque delle critiche legate al fatto che la comunità musulmana prega comunque in strada e adesso c'è anche questo ulteriore divieto per le auto dalla Marina? Veramente non c'è bisogno di dire niente, perché già ho detto molto sul giornale, sul televisore, sulla RAI, ho parlato molto, ma non abbiamo risolto niente. Inutile che io mi metto a parlare e nessuno mi ascolta, perché... sono cittadino io e siamo tutti cittadini, abitiamo qua a Cagliari, paghiamo le tasse come pagano gli italiani, lavoriamo come lavorano gli italiani. Dunque, se non mi ascolta nessuno, io non che vado a parlare. Lasciamo così. Anche perché fatti quello che lei non vuole dire, ma lo dice nei fatti, è che serve comunque una moschea. Serve una moschea, sì, perché ha parlato già 25 anni, stiamo parlando per questa cosa. E abbiamo detto, ci ha dato una mano d'aiuto, almeno non si bisogna una moschea vera come abbiamo nel nostro paese, anche un garage grande di 400 metri e paghiamo metà di affitto, il garage di comune, ci fa molto piacere, meglio che disturbiamo la gente ogni venerdì e occupiamo la strada, non è bello anche per il comune. Nell'attesa di avere comunque un domani, se ci saranno le possibilità, le condizioni e quant'altro, una moschea, dunque uno spazio per pregare, il fatto che almeno adesso ci sia questo divieto di sosta per le auto, comunque voi lo vedete di buon occhio, potete stare più larghi, più comodi? E noi chiediamo, se possibile, sempre parlo con il sindaco, con chi ci ha interessato di queste cose, ci dà un posto così, ci allarghiamo e ci raccogliamo dalla strada, capito? Ci fanno un favore, ma se non c'è rimaniamo così fino a quanto Dio cosa ci dà.